Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Spero che la conferenza possa essere interessante. Allora, io sono una specializzanda dell'Università di Fisciano e dell'Orientale di Orsa, la nuova scuola di specializzazione che è nata appunto da un anno. Sono allieva del professor Matteo D'Acunto che scava appunto a Cuma e mi occupo in realtà di protostoria, quindi di età del ferro e anche appunto alcune volte saltuariamente di età del bronzo. La conferenza che vi presento stasera è frutto di un lavoro di cui mi sono occupata nell'ambito delle attività della scuola di specializzazione, nell'ambito dell'insediamento del professor Alessandro Vanzetti, che insegna preistoria e protostoria del Mediterraneo appunto ad Orsa. È in realtà relativa ad un argomento abbastanza controverso, tuttavia però particolarmente interessante soprattutto perché ha a che fare con uno dei fenomeni principali della storia del Mediterraneo e non solo, ovvero la caduta dei palazzi Micenei nel 1200 a.C., il presunto intervento dei popoli del mare, l'arrivo dei Dori e quindi appunto una vera e propria rivoluzione che determinerà poi la nascita della cultura di età storica come la conosciamo e nell'Egeo e soprattutto nel Mediterraneo orientale e nel Mediterraneo occidentale. Se dovessero esserci appunto dei dubbi o delle domande nel corso della presentazione, potete anche fermarmi perché anzi appunto lo preferisco. In realtà ci occuperemo stasera di un'analisi della cultura materiale, che è uno specchio essenziale dell'esistenza di contatti, appunto, e non solo, tra le due sponde del Mediterraneo e l'ambito egeo. In particolare, stasera parleremo di armi, di oggetti d'ornamento in metallo, prima di tutto le fibule, quindi appunto le spille che venivano utilizzate per il bestiario, di elmi, e anche appunto di scudi, ma soprattutto di ceramica, sia di carattere miceneo che ceramica italica. In realtà questo fenomeno è un fenomeno che interessa la Koinè metallurgica, un arco cronologico che va dal XIV all'XI secolo, siamo tra il 1300 e il 1000 a.C. Io ho scelto di indicarvi questo valore cronologico in termini assoluti, perché la cronologia del Mediterraneo occidentale e del Mediterraneo orientale e dell'Egeo è diversa in termini relativi. Cosa significa? Mentre noi siamo ancora nell'età del bronzo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista strumentale, in Oriente sono già nel corso dell'età del ferro. Ma queste due fasi corrispondono a uno stesso secolo. In particolare, noi qui ci troviamo esattamente nell'età del bronzo, sia per il mondo occidentale che per il mondo orientale. L'elemento principale della Koinè metallurgica è la presenza di armi che sembrerebbero di tradizione occidentale nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. Dovete immaginare una sorta di flusso contrario a quello che è per esempio il flusso della cosiddetta colonizzazione micenea o colonizzazione storica della Magna Grecia. È un influsso esattamente contrario, che ci dice qualcosa in realtà di fondamentale per cercare di ricondurre alcuni elementi caratteristici della storia del Mediterraneo, come la caduta dei palazzi, l'arrivo dei popoli del mare, ad un fenomeno che sia realmente tangibile dal punto di vista materiale e che abbia quindi un riscontro sul piano effettivo, anche per liberare queste tematiche, come appunto la presenza di questi ambigui popoli che avrebbero scorrazzato nel Mediterraneo e nell'Egeo intorno al 1200 a.C., da un'aura quasi appunto di mistero e per collocarla invece in un fenomeno storico e archeologico preciso. Iniziamo quindi questa sorta di viaggio, che ha in realtà origine tra il XIV e il XIII secolo a.C., siamo tra il 1300 e il 1200 a.C. In particolare, a questa fase si data un relitto, che è il relitto di Uluburun, che si è di fatto appunto inabissato sostanzialmente al largo di quella che era l'area praticamente della Licia, appunto dell'Asia Minore, e in realtà
Questo relitto ha restituito una serie di reperti fondamentali, tra i quali appunto delle spade che vedete appunto nell'immagine accanto. La particolarità però di queste spade è la loro tipologia, perché non sono spade né orientali né greche, sono spade attestate in ambito italico. In particolare il tipo Pertusa, che è il primo che vedete appunto nella slide, e il tipo Thapsos. Sono questi due tipi, qui c'è appunto la descrizione. Queste sono delle ricostruzioni dei tipi di spada. La nostra spada principale è questa. Qual è il problema? Che qui sono proposti questi due tipi perché non avendo la parte dell'immanicatura, non è chiaro a quale tipo sia pertinente questa spada, ma è senza ombra di dubbio una spada di Foggia occidentale. Quindi qual è il primo punto essenziale? Che nel carico di un relitto di fatto che si è inabissato in questo punto particolare e probabilmente proveniva dall'area appunto che vedete qua, l'area del Libano, l'area sostanzialmente della Fenicia, questa zona qui, lui non aveva assolutamente nel suo percorso toccato l'Occidente, ma ha queste spade, delle spade di tradizione occidentale. Questo tipo di elemento è stato in realtà spiegato con la presenza di mercenari provenienti dall'Occidente, che erano in realtà una guarnigione che si occupava di proteggere il carico del relitto di Uluburun. E quindi qui viene spontaneo chiedersi perché avrebbero dovuto, loro che avevano guerrieri appunto micenei e orientali, avvalersi dell'intervento di mercenari occidentali che avrebbero portato con sé il proprio modo di combattere e quindi le loro armi. E vedremo anche perché, perché queste armi hanno delle caratteristiche molto particolari in termini tecnici e in termini di ricostruzione delle tipologie di combattimento. Ed è stato anche dimostrato perché sono state trovate delle tracce d'uso legate proprio al modo in cui queste armi venivano utilizzate. E proprio il modo di utilizzare queste armi e quindi le innovazioni che di fatto queste compagini di mercenari occidentali introdussero nel modo di combattere sarebbero alla base della loro assunzione, appunto, all'interno delle compagini egee e delle compagini orientali. Il fenomeno inizia intorno al 1300 a.C., continua però anche nel XIII secolo, quindi nel grosso modo 1200 a.C. circa, con però la prima attestazione di questo tipo di spada, che vedete appunto sulla sinistra, che è un tipo di spada in realtà famosissimo perché è definito Naue 2 o tipo Cetona o tipo Reutlingen. Quando vedete questi diversi nomi per un singolo tipo di spada è perché quel tipo è stato individuato in diversi siti e ognuno ha attribuito a quella spada il nome del proprio sito, ma poi studi successivi hanno compreso che in realtà si trattava di tipi assolutamente assimilabili. Questa spada è fondamentale perché marca un momento essenziale della storia del Mediterraneo, ovvero proprio il XIII secolo, un momento che precede e coincide poi proprio con la caduta dei palazzi. In particolare, delle spade di questa fattura sono state ritrovate a Micene, proprio appunto quindi in uno dei centri principali del mondo miceneo, e ad Encomi di Cipro, che vedremo avrà un ruolo fondamentale soprattutto per gli aspetti legati alla produzione di queste spade. Ancora inoltre, questo tipo di attestazioni, in realtà, di Foggia occidentale, non sono soltanto limitate all'area dell'Asia Minore o appunto alla Grecia vera e propria, ma arrivano addirittura lungo le coste sostanzialmente siriane, le coste del Libano, quindi in una zona totalmente diversa da quella che siamo abituati a considerare. Perché una spada Naue 2, quindi dello stesso tipo di quella attestata a Micene e attestata a Cipro, è stata rinvenuta appunto ad Ugarit. Quindi queste spade, come vedete anche dalla carta, hanno una diffusione praticamente lungo la latitudine, una diffusione da ovest verso est, toccano diversi punti del Mediterraneo e dell'Egeo, ma sono appunto costantemente presenti. E in particolare il rinvenimento di Ugarit è significativo perché accanto alla Naue 2, che è di tradizione occidentale, nello stesso contesto è stato ritrovato questo, che invece è un coltello ed è un coltello miceneo.
Lo so che può sembrare particolare parlare di una spada come spada centro-occidentale, di un coltello come coltello miceneo, ma questi sono tutti dati che derivano appunto dall'osservazione diretta di questi materiali e dalla comprensione dell'origine del prototipo geografica, che in realtà è stata possibile rintracciare anche oggi. Dal punto di vista scientifico, con l'analisi degli isotopi del piombo. Sono state fatte delle analisi alle spade e si è capito prima di tutto da dove proveniva la materia prima e si è riusciti addirittura, come vedremo, a ricostruire la catena operativa di realizzazione delle armi e poi di loro esportazione o piuttosto di un loro spostamento nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo proprio perché armi di mercenari. Mercenari appunto occidentali, anche se questa non è l'unica teoria in merito alla diffusione appunto di queste Che armi. dimensioni aveva? Allora, questa è la scala, quindi noi possiamo praticamente ipotizzare che queste erano circa un 30-35 di lama ed erano spade, ve lo anticipo, da fendente, che è una cosa molto diversa dalle spade da punta. E quindi proprio questa capacità di fendere avrebbe reso micidiali i mercenari occidentali. E quindi in un Mediterraneo e un Egeo caratterizzato da cretesi che cercano di avere la meglio sui greci, sui micenei della terraferma, compagini orientali che si spostano, sarebbero stati un vantaggio in termini bellici. E invece la spada da punta era un combattimento a distanza, che ovviamente permetteva una vicinanza ridotta, chiaramente, ed era un attacco di punta ed evidentemente lo sviluppo di determinati scudi aveva reso quelle spade da punta non più utilizzabili. Perché, per esempio, loro avevano, la tradizione micenea aveva gli scudi a 8. Gli scudi a 8 effettivamente sono penetrabili dalle spade da punta perché hanno una parte sostanzialmente appunto debole. E poi, come vedremo, loro portano anche da Occidente altri scudi per difendersi dai colpi di fendente. Diventa a un certo punto, probabilmente, una sorta di scontro tra diversi gruppi. Il problema qual è? Che questa teoria fino a un certo punto ha tenuto e molti hanno visto in questi mercenari proprio i popoli del mare. Però poi, insieme a questo tipo di manufatti, sono state rinvenute fibule, quindi degli elementi di ornamento personale di carattere femminile, della ceramica d'uso comune, che poteva testimoniare non soltanto la presenza di mercenari, ma addirittura di compagini, cioè proprio di gruppi che si spostavano da Occidente a Oriente. E la prova di un contatto nel mondo orientale, nel mondo occidentale è dato dalla ceramica micenea. Cioè dovete immaginare ceramica micenea che va da Oriente verso Occidente, ceramica d'impasto sostanzialmente che va da Occidente verso Oriente, insieme a persone che vestivano con quegli abiti e quelle fibule, insieme a mercenari che avevano queste Non spade. era commercio, era No, un materiale d'uso esatto, erano personale. d'uso, esatto, esattamente. E questo è il punto che loro, perché di solito, allora poi a un certo punto, come vedremo, loro che fanno? All'inizio importano mercenari e spade, poi imparano il cosiddetto know-how. Loro imparano sia a combattere e sia a farle le spade. Però che cosa fanno? Non importano più, non importano, non hanno più questi gruppi che si spostano. Ma magari hanno delle seconde generazioni che sanno combattere con quelle spade e invece di prendere il rame dall'Italia lo prendono da Cipro. Quindi a un certo punto che cosa succede? Che iniziano anche a produrre loro delle spade su quel modello, però a quel punto chi le utilizzi non è più chiaro. Perché Uluburun, che è la prima che abbiamo visto con le spade da fendente, è la prima attestazione di questo tipo di spade nel mondo orientale. Poi da Uluburun in poi crescono le attestazioni, insieme alla ceramica, insieme alle fibule sostanzialmente. E infatti, questo è un altro tipo di spada, per esempio. Questa è sempre una Naue 2 di tipo A praticamente, e sempre ha questo tipo di diffusione. Addirittura qui a Cipro si rinvengono questi quattro esemplari. E questa è anche la sezione della lama, vi fa vedere anche come era fatta la lama e qui vedete anche l'impugnatura. Sono tutte appunto spade corte, sì. In alcuni casi possono essere leggermente più grandi, ma non ci muoviamo nell'ordine appunto di queste dimensioni. E
E andando appunto ancora avanti, che cosa succede a un certo punto? Che loro non solo importano le spade identiche o fanno spade identiche alle Naue 2, ma le imitano apportando delle modifiche. Per esempio, questa che vedete sulla sinistra, la prima, è una spada addirittura col cartiglio di Seti II. E questo quindi che cosa dimostra? Che anche nelle compagini degli eserciti faraonici erano penetrati questi mercenari. Tutte le comunità del Mediterraneo orientale e dell'Egeo avevano iniziato a dotarsi di questi mercenari. Sostanzialmente, perché evidentemente c'era una situazione tale di stabilità che una comunità non riusciva a prevalere sull'altra con i metodi tradizionali, perché qualcosa li ha spinti a muoversi appunto lungo queste rotte, e quindi ci troviamo questi esempi addirittura di spade con dei cartigli di faraoni, quindi voluti proprio da loro e parte del loro esercito, che rappresentano un po' una sorta di ibridazione, quindi loro cercano di unire elementi tipici di spade locali ed elementi tipici della Naue 2. Va da sé che gli elementi della Naue 2 che cercano di copiare sono quelli ovviamente più funzionali al combattimento e quelli che possono appunto motivare la presenza di queste armi. Oltre alle spade, arrivano i pugnali. In realtà questi pugnali sono tra l'altro definiti di tipo Pertosa, perché la prima attestazione era appunto nell'area di Pertosa. Questa che vedete è la distribuzione di questi pugnali. Come potete notare, sono distribuiti in Italia meridionale e in particolare in Sicilia, soprattutto in Italia centro-settentrionale. Poi abbiamo il versante appunto europeo, perché in realtà un altro dibattito particolarmente acceso, che è ben lungi dall'essere definito, è anche legato alle vie di trasmissione di questi modelli, perché i primi che si occuparono di coenè metallurgica furono Peroni e Carancini, che sono due dei più grandi esponenti della protostoria italiana. E all'inizio loro riconobbero una coenè metallurgica, quindi una sorta di coinè, quindi di elemento comune nella arte della metallurgia, che toccava l'Europa centrale soprattutto e in parte l'Egeo. Poi è stato possibile capire, nonostante loro avessero avuto un'intuizione in tal senso, che oltre a questa zona continentale e poi appunto Egea, esisteva un'area di trasmissione, che era quella del Mediterraneo, che era fondamentale. E proprio da qui vengono in realtà le novità principali proprio in termini di analisi archeometriche dei campioni. Queste sono tutte le attestazioni in ambito appunto greco e non solo, come vedete addirittura ad Ugarit, di questo pugnale. Questo tipo di pugnale viaggia dal mondo appunto italico, attraversa la Grecia, arriva a Creta, va a Cipro e arriva appunto anche nell'area levantina, arriva ad Ugarit. Questa invece è una carta di distribuzione di questo oggetto che vedete qui, che è quello che vi anticipavo prima. Perché questa è una fibula ad arco di violino, che è definita così appunto per la forma specifica, ed è in realtà un elemento tipico del costume femminile, perché secondo Peroni e Carancini, sulla scorta appunto dei dati che hanno a disposizione, il costume maschile era invece caratterizzato da spilloni. Dovete immaginare che sono degli elementi per tenere le vesti, queste sono appunto delle fibbie vere e proprie, delle spille. E invece gli uomini utilizzavano probabilmente gli spilloni. Quindi loro cosa sono riusciti a capire? Che la presenza di queste fibule sia indizio di una presenza probabilmente femminile o comunque la presenza di una compagine stabile, di gruppi stabili, che però a onor del vero non dovete immaginare come gruppi numerosi come quelli della colonizzazione della Magna Grecia di età storica. Sono comunque piccoli gruppi che si integrano localmente, ma che riescono appunto comunque a sopravvivere e anche appunto a produrre poi, per esempio, la ceramica d'uso comune. Allora, questo necessita di un po' di approfondimento, perché è un po' l'elemento principale delle nuove indagini. Allora, questi che vedete indicati sono alcuni esemplari. Questa, per esempio, è una fibula ad arco di violino che viene da Teikos Dimaion, che è in realtà una regione dell'Acaia, quindi siamo praticamente in Grecia continentale. E questa è invece dallo stesso sito un pugnale di tipo Pertosa. Quindi sono i tipi che abbiamo esattamente visto. Questi che vedete invece in questo punto sono in realtà una delle Naue 2, delle spade, quelle appunto corte che abbiamo visto prima, Micenee,
anche altre spade invece di tipo Pertosa, sempre di Trinitapoli, quindi appunto siamo invece in altro ambito, in ambito italico. Quello che in realtà questo grafico vi dice è che sulla base dello studio degli isotopi del piombo e come si fa questo tipo di analisi, la spada viene analizzata, i materiali vengono processati si restituisce un assetto isotopico del piombo che caratterizza ogni singola area di estrazione dei metalli. Quindi si va a valutare nei diversi territori quale area territoriale ha lo stesso assetto isotopico del piombo, per capire almeno il piombo con il quale è fatta appunto una spada o una fibula da dove proviene. Badate bene, il fatto che sembra strano, però il fatto che il piombo venga, per esempio, da il piombo, la lega in realtà appunto venga da Cipro, non significa necessariamente che la spada sia fatta a Cipro, perché viaggiavano i lingotti di materia prima. Quindi questo ha complicato ulteriormente la situazione, perché voi li vedete raggruppati, perché in realtà questi fanno tutti riferimento, ci sono anche altri campioni oltre a quelli a noi noti, a degli oggetti che sono appunto realizzati con lingotti di rame del Trentino, e invece questi sono ciprioti. Sono due gruppi sostanzialmente. Quindi la prima cosa che era abbastanza chiara è che esistesse un gruppo che, badate bene, ci sono alcune cose attestate a Micene con rame del Trentino e alcune cose invece che venivano poi realizzate con rame cipriota. È esattamente quello che vi dicevo prima. Di solito queste appunto in rame del Trentino, eccezion fatta in realtà proprio per il caso di Lubrun, sono i primi prototipi. Però il punto essenziale è che questo tipo di spade, per esempio appunto la Naue 2 e tutti quelli che abbiamo visto, sono in realtà ascrivibili a dei tipi che non fanno assolutamente parte dell'Italia settentrionale, ma sono piuttosto dell'Italia in realtà meridionale, soprattutto il versante adriatico. Questo perché? Perché in questa che vedete appunto la grotta che vedete qui indicata, è stata trovata una spada di tipo Pertosa, fatta appunto con rame del Trentino, e dei lingotti di rame. Loro cosa facevano? Portavano probabilmente i lingotti di rame dal Trentino, li portavano praticamente nelle zone appunto dell'Italia meridionale, soprattutto il versante adriatico, lì producevano le spade e poi queste spade, al seguito dei mercenari, arrivavano in Oriente. Quando però nel mondo orientale iniziano a capire quali sono le tecniche di realizzazione di queste armi, le iniziano a produrre nel rame che hanno maggiormente a disposizione, che è quello sostanzialmente cipriota. Quindi c'è anche questo tipo di passaggio che testimonia una cosa essenziale, un successo del modello, perché se quel modello non avesse avuto appunto una sua rilevanza nella sua forma originaria, non sarebbe stato riprodotto, e invece evidentemente viene appunto costantemente riproposto. E queste, per esempio, sono appunto ancora una volta le spade di Cipro, e addirittura in questo caso noi assistiamo alla presenza, queste sono tutte provenienti da Cipro tranne appunto quella di Micene che abbiamo visto prima. Le spade cipriote sono caratterizzate tutte ovviamente da rame cipriota, soltanto una, che è la spada 4 che vedete qui, si colloca in realtà in prossimità di quello che è il rame trentino. Quindi è probabile che anche in quel contesto fosse arrivata una spada in realtà realizzata nel rame effettivamente trentino. Quindi questo ci dà informazioni anche poi sulla riproduzione di questi oggetti. Questa che vedete è la ceramica di cui sostanzialmente vi parlavo. Questa che vedete qui, questa è praticamente ceramica d'impasto, ed è ceramica in particolare di provenienza in realtà siceliota, quella che vedete sulla sinistra, e sulla destra c'è in realtà la riproduzione di un tipo di ceramica esattamente identico che viene da Beirut. Loro portavano anche questi oggetti d'uso comune, vedete, sono brocche. E la controparte è la presenza di ceramica micenea in questi siti, sostanzialmente, dell'Italia meridionale, qui siamo noi,
questi siti appunto vari dell'Italia meridionale. Quindi dovete immaginare un contatto che sicuramente e molto probabilmente è stato stabilito dai micenei, perché la ceramica micenea è più antica nelle sue attestazioni in Italia rispetto a questa ceramica in impasto che torna appunto verso l'Oriente. E poi probabilmente proprio in virtù di questo contatto e della comprensione del mondo che c'era a Occidente, inizia questo passaggio anche proprio per tramite dei micenei che avevano conosciuto le loro tecniche di combattimento e che conoscevano in generale le culture dell'Italia meridionale verso appunto l'Egeo e il Mediterraneo orientale. Questa per esempio è della ceramica molto particolare perché queste che vedete sono delle olle. Queste sono tipiche olle dell'età del ferro, del bronzo. In Italia queste le trovate ovunque e la cosa interessante è che alcuni esemplari, questi in particolare, vengono da Tirinto, siamo quindi in ambito greco, altri vengono da Tel Kazel, che è praticamente in carta, dovrebbe, sono la 5 e appunto la settima, quindi sono esattamente queste, quindi siamo sempre nei contesti levantini, e altre vengono da Broglio di Trebisacce che è di ambito calabrese. Sono tutte identiche nella forma e tra l'altro aggiungo anche un'altra cosa, le olle sono qualcosa di fondamentale, nel senso che la ceramica che avete visto prima, decorata, può anche essere sicuramente è un tipo funzionale, per esempio in quel caso per versare qualcosa di liquido. Però, essendo un tipo di ceramica decorata, potrebbe anche essere stata importata dai micenei perché magari la reputavano interessante. Ovviamente questo quando non ci troviamo davanti a delle quantità particolarmente significativi. Ma un'olla è esattamente la prova di una presenza stabile, perché un'olla è qualcosa legato alla vita quotidiana, alla cottura dei cibi, per quelle più grandi invece allo stoccaggio delle derrate alimentari. Allora, a onor di cronaca deve essere detto che esistono delle olle anche fatte in Grecia, ma sono sostanzialmente differenti e si riconoscono. E chi le ha studiate, che aveva ben presente quelle di Broglio di Trebisacce, ha riconosciuto proprio in termini di caratteristiche strutturali del vaso, oltre che di produzione, perché queste sono tutte fatte a mano, non sono tornite, questo tipo di ceramica. Quindi questo cosa ci dice? Che sebbene in realtà la teoria della presenza di mercenari possa funzionare, però dobbiamo sicuramente anche prendere atto, almeno poi, di piccole comunità stabili e stanziali, che non è detto che non possano essere anche in qualche modo lì arrivate proprio dopo l'arrivo dei primi mercenari, potrebbero essersi stabilite lì, questo ovviamente non è chiaro, che però occupavano questi territori dell'Egeo e del Mediterraneo orientale, quindi la colonizzazione non è soltanto un fenomeno che va appunto da est in realtà verso ovest. Tra l'altro, guarda caso, sia le armi che appunto questo tipo di ceramica sono legate all'arco adriatico e ionico, che guarda caso è proprio l'arco maggiormente interessato dall'arrivo dei micenei. C'è chiaramente un fenomeno di osmosi e di scambio. In realtà alcuni tipi di spada che abbiamo visto sono riconducibili invece a delle spade lunghe che vedete sulla sinistra e le spade corte che vedete nell'immagine a destra. Lui, vedete, ha la spada più lunga e lui invece ha sostanzialmente una spada corta. Allora, questi non sono privi di significato perché in realtà quelli che vedete sono i primi praticamente a sinistra, vengono dai famosi rilievi della sala del Gran Tempio di Ramses II ad Abu Simbel e rappresentano i popoli del mare, e questi vengono appunto dal Tempio di Abydos. Quindi sono tutte rappresentazioni dei popoli del mare. Che cosa ovviamente è successo? Che in queste armi sono stati esattamente riconosciuti i tipi delle armi occidentali. Quindi, cosa ovviamente si è verificato? Infatti vedete, lui parla per le prime spade, le spade di Shardana, ecco, sarebbero quelle Thapsos Pertosa del relitto di Uluburun, che sono le prime che abbiamo visto e sono le lunghe. Invece, come correttamente dicevate, le corte sarebbero quelle praticamente che abbiamo visto nel secondo momento, quelle un po' più recenti. Fatto sta che in ogni caso entrambe sono attribuite a popoli del mare, addirittura i primi sarebbero gli Shardana, che sono stati variamente identificati.
Quindi, ovviamente, qual è il punto della questione? E poi vedremo anche appunto un ulteriore sviluppo. Sicuramente noi dobbiamo partire dal dato archeologico che abbiamo a disposizione. E il dato ci dice che in un certo momento, almeno per quello che abbiamo oggi a disposizione, nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo vengono introdotte delle nuove spade che iniziano a diffondersi in maniera più o meno capillare. Queste spade sono caratterizzate, come vediamo qui, da un elemento particolare che è quello che vi dicevo prima, ovvero il loro tipo di utilizzo. Allora, questa è un'analisi abbastanza particolare perché loro in realtà come fanno per capire il tipo di arma? Studiano come si distribuisce il peso nella lama, sostanzialmente. Perché una lama che deve andare di punta deve essere pesante in prossimità del manico per avere salda la lama, ma salda appunto l'impugnatura, ma più libera la punta. Il fendente invece cosa deve fare? Deve avere un peso maggiore proprio in corrispondenza della lama, perché di fatto l'azione che viene utilizzata per ferire è alzare la spada e poi l'energia cinetica automaticamente col peso della lama la trascina e colpisce. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno studiato la distribuzione del peso all'interno di una singola lama. Ma questo non è bastato perché vedete, loro hanno per esempio, notato, queste che vedete qui sono tutti esempi di Naue 2, quindi di quella spada che abbiamo visto, quella appunto più corta, sono tutti esempi praticamente di Naue 2 e si collocano tutti in questo insieme perché sarebbero tutte appunto proprio da fendente e invece queste sarebbero da punta perché questi grafici sono organizzati in maniera tale appunto da distribuire in due gruppi sostanzialmente differenti e di raggrupparli a seconda appunto del dato e anche in questo caso che rappresenta il rapporto tra il peso e il punto di equilibrio, quindi in realtà come è distribuito appunto il peso all'interno della lama. E ovviamente probabilmente, come vi dicevo, proprio appunto questo tipo di arma avrebbe rappresentato un vantaggio. E quello che vi dicevo a proposito appunto degli scudi lo vedete qui, perché ad un certo punto iniziano ad esserci questi scudi appunto più piccoli, perché lo scudo a 8 era in realtà uno scudo che copriva quasi tutta la persona ed era uno scudo molto pesante da maneggiare. Quindi, volendo, colpendo qualcuno difendente, non ci sarebbe stato il tempo materiale né di difendersi sostanzialmente né di alzare questo scudo, è proprio un elemento troppo pesante in battaglia. Invece questi scudi piccoli e tondi ti permettono di muoverti esattamente e nella posizione tale da parare il colpo difendente, perché sei più libero sostanzialmente. Quindi loro dicono, hanno introdotto questi scudi, hanno introdotto questo tipo di armi, probabilmente dovevano avere un vantaggio funzionale. E questa loro tesi è stata in realtà confermata. Volevo farvi vedere questo. Eccola, perché se vedete questa in realtà, di questa è stata fatta una foto in dettaglio, ha proprio quella che è stata interpretata, perché è stata analizzata come traccia in realtà proprio del colpo probabilmente sullo scudo, proprio in prossimità del fendente. Loro analizzano e quindi non soltanto loro sono stati in grado, ed è proprio in realtà quella di Olmo di Nogara, che è l'altra italiana che è stata analizzata. Quindi loro sanno per certo che l'equilibrio del peso era distribuito in quel modo e che, guarda caso, la lama ha una traccia di attacco sostanzialmente proprio in quel punto. Quindi il punto essenziale è che loro, ovviamente, la tradizione tende a in qualche modo sicuramente attribuire ad un arrivo da Occidente di compagini di varia natura quello che è un po' il fenomeno di mobilità e anche di problematiche varie che ci sono appunto nel Mediterraneo intorno al 1200 a.C. Però, come avrete notato, in realtà il relitto di Luburun è almeno di un secolo prima. Quindi noi tendiamo a individuare, perché ci serve ovviamente per le seriazioni storiche, una data precisa come data di riferimento per appunto il crollo dei palazzi, per l'arrivo dei popoli del mare ed è quello che poi in realtà rappresenta in Oriente il passaggio all'età del ferro, sostanzialmente.
Però in realtà nel mondo appunto occidentale esistevano già queste compagini che si spostavano nel mondo orientale, quindi il fenomeno è più lento. È un lento fenomeno di penetrazione che ad un certo punto non è chiaro se anche per fenomeni naturali, se per una società che non riusciva più appunto a mantenere tutte queste varie spinte, è di fatto implosa e poi ha appunto portato a quello che è l'assetto di epoca storica. A questo però si aggiunge che sicuramente il legame tra i popoli del mare, che poi avevano effettivamente dei nomi che sembrerebbero riecheggiare quelli di popoli occidentali a tutti gli effetti, è significativo. Però a questo si aggiunge poi, a questo punto, la presenza comunque di altre piccole compagini occidentali, che in questo modo, essendo appunto stabili sostanzialmente, con la presenza probabilmente di donne, sebbene non grandissime, e anche poi con una produzione di ceramica locale che va ad imitare anche quella importata, ceramica però d'uso comune, quindi che presuppone un'esistenza in loco di chi questa ceramica la usava, ci permette di in realtà leggere il Mediterraneo in maniera un po' più trasversale e non di attribuire semplicemente dei fenomeni netti come può essere l'arrivo di un invasore e la fine di una fase. Piuttosto ci sono state queste penetrazioni appunto costanti e ripetute, che probabilmente sono legate al contatto che i Micenei avevano stabilito con le comunità italiche e quindi la presa di coscienza da parte appunto di Micenei e del mondo orientale dell'esistenza di altre tecniche di combattimento, di persone specializzate da questo punto di vista, e poi l'arrivo appunto progressivo di queste comunità. Io qui poi vi ho appunto inserito una slide relativa invece a una sintesi appunto sostanzialmente del tutto, perché tra l'altro in un momento avanzato, quindi questa è la situazione che precede la caduta dei regni Micenei sostanzialmente, successivamente poi invece cosa sarebbe accaduto in un momento avanzato, quindi siamo dopo il 1200 a.C., non ci sarebbero più compagini di mercenari, ma ci sarebbe piuttosto uno scambio tra Oriente e Occidente che potrebbe già configurarsi come commerciale. E questo viene stabilito perché non sono più le armi a viaggiare, sono per esempio tipi di ceramica micenea particolare che quindi può essere introdotta in Occidente non perché funzionale al gruppo di micenei che arriva, ma perché esisteva un gusto, perché viene anche riprodotta. La ceramica micenea in Italia viene anche praticamente imitata. E quindi a quel punto si istituisce una sorta di rapporto tra le due realtà, anche perché i grandi regni dell'Oriente e dell'Egeo erano indubbiamente più potenti delle compagini indigene italiche. Quando però quei regni cadono, probabilmente anche per l'intervento, anche se al servizio di altri, di questi mercenari, il rapporto diventa paritetico. E questa in realtà è una tesi è una tesi appunto di Francesco Iacono, di uno degli ultimi articoli in materia. E quindi in sostanza questo è appunto quello che volevo comunicarvi e vi ringrazio. Se avete qualche domanda oppure di bibliografia, qualcosa di specifico. Dottoressa, quindi in pratica Sì. la spada lunga Sì. preveva uno scudo piccolo. Sì. Contrariamente a quanto. Sì, Eh sì, esattamente quello che loro. Eccoli. essere più leggero avere l'opportunità di colpire. Esatto, e di difendersi. La spada colpisce difendente e ti difendi da un fendente. Quindi quello è il punto. E quella sarebbe la cosa che sicuramente stupisce onestamente è che in questi rilievi dei templi ci siano proprio le stesse spade. E poi pensate che il relitto di Uluburun aveva le armi di una guarnigione di mercenari, di una guarnigione di controllo. Non aveva 100 spade, aveva esattamente le armi necessarie per una guarnigione che controllava il carico della nave. Erano come appunto degli ottimi mercenari utilizzati lì. Sostanzialmente. Però la cosa un po' particolare è che in realtà quelli del relitto di Uluburun sono il rame cipriota, quindi un passaggio c'è stato ancora prima. E in realtà questo esiste un filone di ricerca che va avanti in realtà da molti anni, appunto da Peroni e Carancini che si è soffermato su questi aspetti, e proprio i popoli del mare in realtà sarebbero una appunto
sarebbero interpretabili in questo modo ed è una in realtà delle cose più plausibili. È come se questo tipo di fenomeno avesse restituito anche ai popoli del mare una cornice storica e archeologica effettiva, perché poi gli isotopi del piombo, le analisi delle tecniche di combattimento sono cose abbastanza all'avanguardia che però danno molte risposte in tal senso. Addirittura sulla catena operativa, perché sono stati trovati proprio i lingotti del Trentino che camminano lungo la costa adriatica e poi a un certo punto però le spade ci sono soltanto al sud. Quindi portavano i lingotti, li producevano e poi esportavano le spade, o meglio, non esportavano le spade, partivano i mercenari con le spade. I mercenari servivano per proteggere il carico? Sì. Che tipo? Nella nave? Allora, nella nave ci sono in realtà, per esempio, ci sono dei grandissimi lingotti a pelle di bue, che sono in realtà delle valute di ambito miceneo, ci sono anche vasi di vario genere, in realtà era un carico vario ed eventuale perché poi non avevano un carico singolo, loro imbarcavano vari elementi nel loro percorso e poi appunto li ridistribuivano. Navi in realtà di tutti i tipi, erano altri mercenari, erano al servizio di tutti, erano al servizio, come abbiamo visto, di Seti, che aveva appunto addirittura il cartiglio. Per questo è una cosa particolare, perché tutti avevano, tutte le grandi potenze avevano dei mercenari ed erano tutti gli stessi mercenari, tutti della stessa provenienza, quasi come se ci fosse un mercato di mercenari che vagavano praticamente nel... Però poi è chiaro che la presenza di ceramica, cioè questi mercenari poi da qualche parte ovviamente dovevano anche stare, però quella ceramica, le fibule femminili indiziano invece proprio una presenza stabile e poi in particolare in Acaia, quindi in ambito greco, ad un certo punto inizia una produzione locale notevole di questa ceramica di tradizione italica e questo è spia sempre, in qualsiasi momento, di una presenza in loco di chi questa ceramica la usa. Perché ve lo ripeto, le olle sono proprio indicative, sono molto molto particolari, sono in Italia sono diffusissime. Però in questo ambito, fatte in un certo modo, con una certa decorazione, sono proprio spia di tradizione italiana. E quindi in realtà gli studi stanno continuando, perché ovviamente è un argomento che, non ce lo nascondiamo, è abbastanza affascinante di per sé in generale. E però questa suggestione dei popoli del mare, che sembra più di una suggestione onestamente, è abbastanza importante. In Egitto, prima di usarli come mercenari, hanno fatto delle guerre contro i popoli del mare. Sì, esatto, sì, è esattamente quello. Vincere se li sono comprati. Sì, sì, cioè sì, c'era qualcosa, ma loro addirittura contro quegli altri popoli del mare avevano altri popoli del mare già dalla loro. Cioè c'era una situazione, anche i micenei, i guerrieri micenei erano mercenari. Però evidentemente poi la loro spada da punta non ha funzionato più. Perché poi ricostruire il momento in cui la spada da fendente ha avuto la meglio e perché è ovviamente è molto complesso, però a un certo punto qualcosa è cambiato, lo scudo a 8. Abbiamo sempre entrambi le spade, tutte e due di bronzo. Sì, 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 siamo ancora nel bronzo. No, no, no. Poi dopo in realtà, poi successivamente, perché poi nel 1200 iniziano anche queste altre ibridazioni strane, infatti loro parlano appunto parlano dei lingotti di rame, insomma, quindi la situazione è esattamente quella. Il ferro poi verrà dopo e lì cambia totalmente lo scenario, perché in realtà il grande discrimine è proprio quello che succede nel 1200, che noi diciamo 1200 perché tendiamo a semplificare, però sono gli anni intorno al 1200 e a quel punto diventiamo un po' più simili al mondo orientale, quindi il mondo adriatico riuscirebbe a dialogare un po' meglio, non più come subalterno, perché in realtà poi fino a un certo punto, quando c'erano i grandi regni, era quello il tipo di rapporto. E arriva questa ceramica micenea che viene imitata, però il tramite sarebbero i micenei, cioè gli studiosi lì, perché sembra strano che una nave che parte praticamente dall'Oriente ha dei mercenari occidentali, probabilmente erano i micenei il tramite. Coloro che andavano a Occidente iniziavano a comprendere che tipo di situazione esisteva e poi magari avevano integrato dei primi mercenari, poi si vede questi come combattono, si cerca di capire da dove vengono e si iniziano a chiamare altri mercenari. È sicuramente un qualcosa di molto particolare, è un fenomeno che è al contrario rispetto alla colonizzazione che conosciamo, greca, ma non è colonizzazione. A livello... Le uniche cose sono Shardana, sono appunto le cose dell'Egizio. Un film, Simula l'egiziano. Con Jürgen. No, ora non parto. Edmond Pardo. Allora, Simula, che è un medico, sì. Nelle sue visite, trova la spada di ferro.
E quindi combatte contro un esatto. la spada di bronzo che finisce, si spacca. Perché era il vantaggio tecnologico del film. Sì, sì, sì. Conta questo tipo di spionaggio antenitario. Sì, 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 esatto. E loro probabilmente questa spada aveva evidentemente un vantaggio, magari li ha colti alla sprovvista, chiaramente. E io trovo che sia molto molto bello anche l'analisi del peso della lama per capire che tipo di colpo dava, e soprattutto è spettacolare che abbiano trovato proprio su quella spada, riconosciuto per quel peso, il colpo. Noi diciamo semplifichiamo, però loro quando trovano le tracce ne analizzano proprio l'andamento, la forma e ricostruiscono proprio cosa ha impattato, perché, a che velocità, a che forza, ed è un colpo difendente, e questo potrebbe essere la motivazione. Grazie.